Uno, due e tre. Oggi vi spiego come fare questi tre budini spettacolari. Prendo 360 g di latte di soia e lo metto in una ciotola più grande. Poi aggiungo 75 g di semi di chia. Aggiungo anche 90 g di yogurt di soia. Poi aggiungo 3 cucchiai di sciroppo d'agave. Va bene anche del miele se volete, oppure dello sciroppo d'acero. Che cosa ci prepari oggi, Diana? Oggi per voi ho una ricetta in tre versioni, senza uova, ovviamente senza glutine e latte, ed è perfetta anche per chi lavora fuori casa. Quindi ora mescolo bene il tutto. Sapete che questi semi a contatto con l'acqua sviluppano un gel che è fantastico in tantissime ricette, anche nei dolci, e funge da addensante. E in questo caso però possiamo anche creare una ricetta buonissima soltanto a base di questi semi e bevanda vegetale. Ottima per la colazione, rimanete fino alla fine. Io aggiungo anche della scorza di limone. Quanta ne mettiamo, Diana? Non tantissima, guarda, ancora un altro giro e direi che è sufficiente. E ora non ci resta che far riposare questo composto per almeno 20 minuti. Poi dopo 20 minuti vedrete come accade la magia. E dopo 20 minuti, ecco qui pronto. Wow, un budino praticamente. Praticamente sì, avete visto? Adesso, questo mega budino gigante andiamo a suddividerlo in tre ciotole. Quindi cerchiamo di suddividerlo in tre parti uguali. Ora prendo dei mirtilli, una manciata, qua sono circa 100 grammi, li metto in un contenitore alto e stretto. Poi prendo il frullatore a immersione e vado a frullare i mirtilli. Perfetto! Guarda già che bel colore! E ora verso i mirtilli nel primo budino, nella prima versione. Mescoliamo bene. Ora prendo 100 g di fragole e faccio la stessa cosa. Le metto nel contenitore e le frullo. Ora verso le fragole frullate nell'altro budino. Questa sarà la nostra seconda versione. Budini coloratissimi. Questo viola, questo qua rosso praticamente. Saranno dei budini coloratissimi. Mescoliamo anche questo. E ora prendo due kiwi. Vado a togliere la buccia. E anche qui faccio la stessa cosa, metto i kiwi nel contenitore e li frullo. Allora, il kiwi non lo aggiungiamo subito al budino perché andiamo a riempire direttamente il barattolino. Quindi prendo il budino, aggiungo un cucchiaio e mezzo circa, ora aggiungo uno strato di kiwi. Poi aggiungo uno strato di yogurt sopra. Di soia, ovviamente. Sì, yogurt di soia. E poi finisco con kiwi tagliato a cubetti. Wow, questo è bellissimo. Tutto verde. E finisco con una spolverata di cacao. Perfetto! Guardate che bello che è questo nostro primo budino. E ora facciamo quello alle fragole. Anche qui vado a creare degli strati, quindi comincio con il budino. Senti che profumo. Sì ragazzi, c'è un profumo qua incredibile. Poi qui ho delle fragole frullate, quindi vado ad aggiungerle. E poi un altro strato di budino. Wow, budino a non finire. E poi? E poi finiamo con delle fragole tagliate a pezzettini. Bello anche questo, guardate qua. E ora per finire decoro con del cioccolato sciolto. Questo, secondo me questo è il più buono per il tuo ora, preferito. Per ora sì. Budino numero 2. Completato. Pronto. Guardate che bello. E ora andiamo con l'ultima versione, i mirtilli. Qui aggiungo uno strato di budino, uno di yogurt di soia, un altro strato di budino. E poi? E poi mirtilli. Gocce di cioccolato fondente. Wow,
Diana, non so scegliere. Ma com'è che ogni cosa che fai è difficile da scegliere? Cioè, se proponi più versioni, non si sa quale scegliere, perché sono tutte buone. Lo so. Voi quale scegliete, ragazzi? Io aggiungo anche della scorza di limone sopra. Anche un po' sul tavolo, dai. Ragazzi, se vi piace questa ricetta, lasciate un mi piace al video, condividetelo anche, supportateci, mi raccomando, per noi è fondamentale. E fateci anche sapere quale preparerete. Uno, due oppure tre. Ragazzi, uno al kiwi, due alle fragole o tre ai mirtilli. Diana, però, adesso tocca a te. Quale vuoi assaggiare? Kiwi. Ok. Un vulcano. Com'è? Wow. Buono? Wow! Mamma mia! Ragazzi, fateli, sono spettacolari, tutti e tre. Wow, non ho parole. Questi budini sono incredibili, sono proprio i miei preferiti.